Lo sportello voce dedicato ai non udenti arriva anche a Pescara, qui nella sede dell'INPS. Dopo Giulianova toccherà poi altri comuni. Oggi facciamo l'inaugurazione qui dello sportello a Pescara per tutti i nostri assicurati non udenti di Pescara, sono circa 250 che usufruiscono delle nostre prestazioni in questa provincia, sono 1000 in tutta la regione. Lo sportello è nato già a Giulianova per la provincia di Teramo, ma nelle province di L'Aquila e di Chieti sarà possibile poter utilizzare la tecnologia e quindi avere del personale dedicato in conference call collegato con la direzione centrale, quindi avranno le stesse medesime informazioni sia dal punto di vista come competenza, sia dal punto di vista professionale per le prestazioni INPS, sia dal punto del linguaggio dei segni per l'ausilio nella comprensione. Questo è un progetto che è partito dalla direzione generale dell'INPS e abbiamo avviato 14 mesi fa, 12, e sta avendo moltissimo successo. Tant'è che adesso si sta diffondendo in tutta Italia e Pescara è stata tutta la regione Abruzzo è una delle regioni che ha aderito prima di tutte le altre. Uno sportello questo che nasce proprio vista la richiesta? Sì, vista la richiesta, infatti noi diciamo nei mercoledì qui a Pescara siamo presenti, le persone avranno una personalizzazione del loro servizio perché chiederanno un appuntamento, avranno uno sportello dedicato, avranno tanto tempo dedicato e avranno delle persone che si interessano a loro non soltanto delle prestazioni ma proprio dell'accompagnamento nella loro vita per superare le fragilità, superare gli handicap. E questo l'INPS che noi stiamo costruendo qui in Abruzzo, l'INPS che si fa carico dell'inclusione sociale.